Dunque possiamo tornare con il nostro ospite Edoardo De Crescenzo, Max Bernardi è sempre collegato con noi. Adesso Edoardo parliamo di un progetto molto importante, so che tu ci tieni molto, anche perché ci sono degli interventi nel brano che ascolteremo che confermano questa multietnicità che offre la musica spesso e soprattutto poi Napoli, e mi riferisco al coro dei cameristi del Teatro San Carlo, Paul e Gaben Debiré, Burkina Faso, i ragazzi di Bucarest, un naso rosso contro l'indifferenza. Il brano che ascoltiamo è Cerca quella chiave, è un live, pensate, dal concerto alla stazione di Napoli, 17 dicembre del 2005. L'album in questione, un album live, lo ripetiamo, Le mani del 2006. Ascoltiamo il brano e poi ne parleremo con il suo autore Edoardo De Crescenzo. Cerca quella chiave, live, lo ripetiamo, dal concerto alla stazione di Napoli, 17 dicembre 2005. Max, e qui siamo di fronte ad un brano certamente importante, con un significato ancor più importante, ma c'è anche un bell'odore di teatro. Eh sì, poi sembra una corale, no? Esatto. che cosa ci dice Edoardo? Sì, che posso dire? La chiave della nostra felicità è nella spontaneità, nel gioco, nell'amore istintivo per la vita e per le persone che ci sono care. I bambini lo sanno, tutti nasciamo con questa straordinaria capacità, ma strada facendo stupidamente ce ne dimentichiamo e ci costruiamo tanti bisogni fasulli. È bene ricordarsi nei momenti di grande difficoltà, perché le cose che ci servono veramente per essere felici non sono poi così tante. Devo aggiungere che in questo momento del 17 dicembre 2005 è stato un momento di grande solidarietà di tutta la città, delle istituzioni e del mondo del volontariato, in quanto fu costruito un help center, un punto di ascolto, di orientamento per tutto il disagio che ruota intorno alla stazione di Napoli. Spero che anche in questi giorni possa tornare utile a chi ha bisogno di aiuto. È ancora in funzione, quindi? Sì. Perfetto. Io aggiungo una cosa, non so se i miei amici sono d'accordo con me, ma insomma anche chi vuole partecipare con gli SMS, quello che è importante è che questo stato di cose, questo pensiero, questa costrizione che ci limita appunto in moltissime nostre azioni, ma soprattutto che ci consente di stare a casa e riscoprire magari azioni che avevamo dimenticato, gesti che avevamo dimenticato, che non vengano dimenticati per il dopo, perché certamente ci sarà un dopo dove dovremmo ricordare quanto stiamo vivendo tutti quanti noi, perché visto che coinvolge veramente tutti. Max? Ma sì, tra l'altro credo che, come è stato facilmente evidenziato un po' da tutti, nei momenti in cui bisogna stringere e quindi dedicarsi all'essenziale, una delle cose che rimangono essenziali nella vita di tutti noi è l'espressione umana, e l'espressione umana attraverso la musica è una delle più alte da sempre, anche se spesso ce lo dimentichiamo, perché magari pensiamo, no, in altri momenti pensiamo che sono solo canzonette, la musica tutto sommato è qualcosa di non particolarmente necessario quando ci sono delle problematiche così enormi e tra l'altro trasversali, soprattutto che investono tutto il mondo, però insomma, la musica in realtà è poi l'espressione primigenia proprio di tanti popoli che nella vita hanno avuto poco e attraverso la musica sono riusciti a esprimersi poi comunque e a tirar fuori la loro anima migliore, la loro vitalità in qualche modo. Edoardo? Io che posso aggiungere? In questi giorni stiamo facendo un esperimento globale epocale, stiamo sperimentando la solitudine e siamo tutti d'accordo che non ci piace, abbiamo bisogno degli altri. Mi auguro che dopo ce ne ricorderemo a lungo.
Allora, si è parlato a proposito della musica, c'è un nuovo SMS molto interessante, e qui chiedo, a parte che sentiremo certamente Eduardo, ma chiedo anche il pensiero di Max Bernardi, discografico, o perlomeno che ha lavorato veramente per tantissimo tempo all'interno della musica, delle produzioni, delle tournée, con nomi veramente di prim'ordine. Il SMS è questo: in un tempo dove credo ci sia meno qualità a livello musicale, povertà di testi e poca ricerca di suoni, Eduardo manca al grande schermo e a livello nazionale. Un suo pensiero al riguardo: perché questa poca presenza? A quando un nuovo lavoro? Prima sentiamo Eduardo. Io, come dicevo, sono poco avvezzo ai playback, alle presenze sotto i riflettori quando non contengono dei valori assoluti di artisticità. Non se ne presentano le occasioni giuste. Ecco, al momento preferisco andare per concerti, suonare nei teatri, trovare il pubblico che viene apposta per sentirti, e sono riconoscente a tutti loro proprio per questo. Max, ecco, ma mi chiedevo, infatti, proprio riallacciandomi a questo pensiero, visto che prima, tra l'altro, ci abbiamo avuto, a parte che noi dobbiamo chiedere scusa a Eduardo perché stiamo cercando di battere il record dell'intervista più lunga fatta ad Eduardo nella sua storia, però mi chiedevo, in effetti, visto che tu, Eduardo, hai fatto diversi Sanremo, e c'era prima qualcuno che te lo chiedeva, no? Perché non torni a Sanremo? Ma mi vengono in mente un sacco di domande da farti, cioè, come ti trovasti tu nei tuoi Sanremo, quasi tutti negli anni 80, e soprattutto tu ti troveresti adesso, proprio in base a quello che hai detto poco fa, ti troveresti a tuo agio in una situazione di quel tipo là, che adesso privilegia moltissimo, mi sembra, lo spettacolo, la trovata, eccetera, e un po' poco l'espressione artistica. Ma infatti è proprio questo che mi fa parlare in un certo modo. Ripeto, non trovo le risposte giuste a tutto questo, a parte il fatto che io ormai, con gli anni che sono passati, sono diventato una specie di motore diesel, ecco, ho bisogno di riscaldarti, di stare sul palco 2 ore, quello non mi ha mai impressionato. Quando invece mi ritrovo in delle situazioni dove uno sale, l'altro scende, senza nemmeno il tempo di riscaldare la propria anima, ecco, mi sento a disagio, ecco, questa è la verità. Allora, si è parlato di altri generi musicali, dove appunto il nostro ospite Eduardo De Crescenzo è sceso in campo proprio. L'uomo è un animale di abitudini, ci scrive Rino da Salerno, dimentica presto e impara ancora prima a sopravvivere. Eduardo è un artista sui generis, se non cerca la notorietà, ma è la notorietà che lo insegue, non si cura della celebrità, ma resta un faro nella notte per chi naviga a vista, come chi si aggira in questa musica, da un navigante per Eduardo. Ancora SMS, ce ne sono veramente tanti. Volevo augurare a Eduardo De Crescenzo, con tutto il mio cuore, che possa ancora per tanto tempo farci sentire le sue poesie, ma anche quel dolce grido di rabbia, di protesta contro il mondo dell'economia, etichette e degli schemi, ma un mondo libero di poter far sentire la nostra voce, la sua voce. Max, continuano SMS non certamente rivolti soltanto all'esaltazione dell'artista. Assolutamente, poi ci sono delle sfumature che vengono colte, no? Sono state probabilmente colte durante tutto un lungo periodo, per cui è estremamente piacevole. Devo dire, se io fossi un artista sarei ben lieto di ricevere messaggi di questo tipo, piuttosto di quelli che ti dicono: ah, sei fortissimo, sei. Sono delle cose, delle sfumature sottili, che poi dobbiamo dire che noi abbiamo degli ascoltatori divertenti, nel senso che ti mandano dei messaggi che, insomma, sono complessi, sono articolati, per cui ti lasciano molte ti danno molti input per poter ragionare, no? Per poterci girare intorno, e anche magari per fare delle domande al buon Eduardo, che
che ha una pazienza infinita con noi, perché siamo giunti al termine. No, Max, volevo chiederti proprio questo, ma ecco, il periodo che stiamo vivendo, ecco, ci offre però la possibilità nei momenti di notte sicura, quando ospitiamo i nostri amici, gli artisti, di poter stare con loro innanzitutto più a lungo, ma poi scoprire, sarà forse il momento, perché insomma anche gli artisti sono a casa, per cui vivono come tutti quanti noi questa situazione, certamente con delle sfumature poi che gli consentono di scrivere, cantare questi momenti. Ma infatti mi veniva da chiedere, Edoardo, in che maniera lui sta vivendo questo periodo, nel senso, stando a casa, visto che è stata una chiusura progressiva, no? Lui come l'ha vissuto all'inizio, se ha percepito subito la complessità del momento, se pian piano ha fatto dei suoi una sua organizzazione di vita mentale per arrivare poi alla fine di questo periodo in maniera diversa rispetto a come era partita, se si sente che in realtà sarà diverso per lui, no? Come quando questa cosa sarà finita. Ma sicuramente posso dire che nel quotidiano e negli aspetti pratici vivo questo momento abbastanza bene. Osservo per ego che vado fuori una volta a settimana per la spesa, la mia giornata passa come prima, tra lo studio, gli esercizi quotidiani per la voce, dedico un paio d'ore ai social, che ovviamente in questo periodo sono particolarmente frequentati e non mi sento di trascurarli. Ascolto notiziari, ogni tanto, non è che sto dalla mattina alla sera ad ascoltarli. No, perché potrebbe essere anche un po' deprimente. Infatti, come tutti ovviamente sono preoccupato, però so anche che ne usciremo, perché per la prima volta nella storia dell'umanità tutti siamo chiamati a salvare tutti, e ho fiducia che presto sapremo trovare la strada giusta. Penultimo brano, Quando l'amore se ne va. Chiedo subito a Edoardo, lo facciamo subito. Che brano è questo, Edoardo? Questo è un brano che nella versione originale è stato inciso nel 1981. Invece ce n'è un'altra in questo album Essenze Jazz 2013 che vorrei ascoltare. Allora, ascoltiamola. Mi piace ripetere quello che ha scritto un ascoltatore o un'ascoltatrice, non si firma. Le poesie di Edoardo, ma anche quel dolce grido di rabbia e di protesta contro il mondo, eccetera, eccetera. Allora, qui c'è un momento dove la voce gioca un ruolo importante, Edoardo. Sì, il periodo, diciamo, agli inizi degli anni Ottanta, dove mi sono più concentrato sull'interpretazione. Comunque questo nemmeno era quello che volevo. Ma io ho informazioni sbagliate allora, Edoardo. La registrazione dell'81 non è quella che volevo. Vabbè, però insomma il brano è stato accettato e gradito. Tra l'altro, ci scrive Raffaella, ci sono altri grandi capolavori di Edoardo, Il racconto della sera e Sarà così. Beh, dobbiamo dire agli ascoltatori che abbiamo fatto veramente tanta fatica a scegliere dei brani suggeriti anche, lo possiamo dire, non c'è nulla da vergognarsi, da lo stesso Edoardo. Allora, siamo giunti al termine. Max, un saluto a Edoardo e poi io devo dire una cosa, la seconda sorpresa. Prego, Max. Ah, ecco. No, io auguro a Edoardo tanti anche altri anni di canto e di musica, di sperimentazione e ricerca nel suo modo. A me viene da dire che non è negativo, mi viene da dire gentile, il suo modo gentile di intersecare traiettorie in qualche maniera. Non siamo riusciti a sentire alcune versioni più recenti di alcune sue canzoni, però voglio dire, in 40 anni, quando tu passi da un suono di un certo tipo, molto melodico, se vogliamo tra virgolette anche molto classico, pur se poi ci sono delle differenze e direi fondamentali rispetto ad altri cantanti, anche napoletani o comunque partenopei,
però quando uno riesce a trovare tutta una serie di strade e a esprimersi attraverso altre traiettorie, insomma io credo che sia sempre una ricchezza per se stesso, anche per chi lo segue, per cui spero che ci saranno tanti altri anni di musica, magari non ci sarà Sanremo, non ce ne frega niente, però mi dovete scusare, posso chiedervi un favore? Assolutamente. Se posso salutare i musicisti che con i quali mi sono esibito ultimamente, poco più di un mese fa. Ma assolutamente, prego. Ecco, io dico che ognuno di loro ha un prolungamento del corpo con proprio strumento. Allora, i musicisti sono Enzo Pietro Paoli col contrabbasso. E stiamo parlando di uno notevole. Marcello Di Leonardo con la batteria. Daniele Scannapiego col sax. Susanna Krasnay col violoncello e Julian Oliver Mazzariello col pianoforte. Ecco, dico che ognuno di loro ha il prolungamento del corpo col proprio strumento. E poi per infine solo io voglio salutare Massimo Aluzzi, che è il nostro fonico che ci segue sempre e che io lo definisco come settimo musicista. Sì, un fonico serio che ti segue, col quale ti prendi è necessariamente proprio una parte della band. Sì. Certo. Allora c'è un altro sms, credo che sia l'ultimo visto che siamo ai saluti. Sono stato fortunato a nascere nel 74, racconterò ai miei figli di aver potuto godere della musica di Edoardo, di averlo visto dozzine di concerti live e di averlo conosciuto di persona, di una grande umiltà, semplicità e dolcezza unica, un uomo semplice, ricco di saggezza. Edoardo, ci sono stati veramente degli sms straordinari, molto molto particolari, che vanno al di là dei complimenti per la musica. Allora, come detto, c'è anche Gaetano che ci scrive da Cleveland adesso. Edoardo, più che approccio gentile De Crescenzo ha un approccio cortese con la musica. Gaetano ci sente da Cleveland. E poi la seconda sorpresa, Edoardo, è questa: c'è un tuo grande estimatore tra i tanti, Gigi Marzullo, che ha scelto tra l'altro per il suo programma notturno ancora. Allora, io nel ringraziare te ovviamente e anche la tua gentile e cortese signora che ha sempre curato questi rapporti, specialmente con il sottoscritto, la ringrazio ancora. Ti ringrazio per la tua permanenza, sono le 2:42 minuti e ti lascio con il pensiero di Gigi Marzullo e poi con la sigla ancora. Grazie Edoardo De Crescenzo. Grazie a voi di avermi ospitato, ciao Marco, ciao Max, e spero di venire a trovarvi in studio. Ti aspettiamo a Roma, grazie. Sarebbe fantastico. A voi. Ancora è un po' la colonna sonora anche della mia vita, alla quale mi sono sempre ispirato. Ancora è un avverbio che a me piace sempre, non piace mai, mi piace anche molto sempre, e quindi ancora si avvicina al sempre, ed è anche un segnale di speranza. E poi mi piace l'esibizione di Edoardo De Crescenzo, la musica è in sintonia con la notte, il programma sottovoce va in onda di notte, quindi a notte alta. Ancora è la canzone che ha tutti gli ingredienti, che mette insieme notte, amore e vita. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te.
mi fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e vedi il sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa,